Hello there! In una galassia vasta come quella di Star Wars, parlare di un personaggio preferito è davvero difficile. E se anche io ho ovviamente dei favoriti, c'è una sola affermazione che posso fare senza esitazione. Io amo i droidi. Ho davvero un debole per tutti loro e quando in una serie, in un fumetto o in un libro, mi viene data la possibilità di esplorare a fondo le loro vicende, sono felice di sapere che qualcuno si sia impegnato per raccontare anche la loro storia. Spesso vengono considerati delle spalle, ma dopo tutto sono R2D2 e C3PO ad essere sopravvissuti per decadi, dovendo tristemente dire addio ai loro precedenti padroni, ma mai all'azione e all'eroismo. Ed è proprio di questo che voglio parlare nel video, droidi ed eroismo. Non sarà una classifica, poiché non credo che sia giusto catalogare i piccoli e grandi eroi di cui andrò a parlarvi in migliori e peggiori. Saranno invece esposti ordinando cronologicamente gli eventi specifici. Prima di cominciare, vi avviso che R2D2, C3PO e Chopper non sono esclusi da questa lista perché non eroici, ovviamente, ma perché sono più noti e soprattutto meritano un video tutto per loro. Ora cominciamo con un piccoletto mostrato per la prima volta in episodio 1. Ricordate le piccole sonde di RK1 inviate da Darth Maul su Tatooine? Durante il percorso, una di loro incontrò un droide in difficoltà, bloccato sotto un masso, e scelse di aiutarlo, per poi proseguire con la sua missione. Nel tragitto, però, si scontrò con un gruppo di Jawa. Venne catturato e portato sul Sandcrawler, ma per sua fortuna non sarebbe rimasto a lungo a bordo. Il droide che poco prima aveva salvato, infatti, era giunto in suo soccorso liberandolo. Dopo essere fuggiti, la piccola sonda doveva partire per tornare dal suo padrone, ma ripensandoci, perché restare al servizio di un Sith quando poteva andarsene con il suo nuovo amico? Così, scelse proprio di restare sul pianeta con lui, chissà, magari alleandosi per liberare altri droidi. Durante la battaglia di Orain, il capitano Rex e il generale Kenobi vennero messi alle strette da un soverchiante numero di nemici, fino a che un colpo deviato danneggiò il processore di un droide da battaglia, liberandolo dal condizionamento separatista. Riflettendo sulla situazione e libero da vincoli, il droide decise che aiutare i due era la cosa giusta da fare, poiché i suoi precedenti alleati erano in superiorità numerica. Si presentò come B10516, ma Rex decise di dargli il nome Bats, e dopo aver combattuto insieme, elaborarono un piano per riunirsi alle truppe guidate da Skywalker. Bats si espose per loro, lasciandoli fuggire in una zona sicura, ma visto ciò che il droide aveva fatto, Rex scelse di non lasciarlo ai separatisti, e insieme a Obi-Wan lo recuperarono, ricongiungendosi insieme a lui con le loro truppe, presentando loro il nuovo insolito alleato. In questo caso parlerò di un gruppo di droidi, i cui nomi purtroppo non sono noti, ma anche non essendo un singolo individuo, meritano di essere parte del video. Durante una missione in incognito, Ahsoka Tano portò con sé R2D2, che arrivando presso un campo della Ronda della Morte, notò un gruppo di droidi sfruttati dai Mandaloriani per eseguire pratica di tiro e intrattenersi con sadici passatempi. R2 venne poi incaricato di ripararli e durante il suo lavoro ebbe modo di conoscerli. A operazione conclusa, i droidi erano molto grati e non appena compresero che la Ronda aveva scoperto e catturato Ahsoka, accettarono di aiutare a liberarla. Preferendo combattere come droidi liberi piuttosto che vivere come schiavi, attaccarono i Mandaloriani per permettere al loro amico di fuggire insieme al gruppo. Grazie al loro sacrificio, Ahsoka ed R2 riuscirono a lasciare il pianeta. In Clone Wars, durante quello che a mio parere è uno dei migliori archi narrativi di sempre, ci viene raccontata la storia della Squadra D, dove M5BZ serve insieme a R2D2 e altri droidi sotto il comando del colonnello Mi Burgascon, in una missione per recuperare un cifrario utile alla lotta contro i separatisti. La squadra recuperò il cifrario, ma consegnarlo alla Repubblica si dimostrò più difficile di ottenerlo, poiché dopo essere fuggiti si imbatterono in una tempesta che danneggiò la loro navetta, facendola precipitare sul pianeta Avatar, da cui riuscirono a ripartire più tardi grazie all'aiuto del comando Clone Gregor. Trovarono un incrociatore della Repubblica, ma appena dentro compresero che in realtà era controllato dai separatisti. La nave era piena di esplosivi ed intenzione era di attaccare la conferenza strategica della Repubblica, uccidendo tutti i partecipanti. Prima che la squadra potesse scegliere come agire, un droide pistoica venne scoperto a spiare. Iniziarono a inseguirlo per fermarlo, ma caddero in trappola, poiché la stanza dove si era rifugiato era piena di altri sabotatori, che iniziarono ad attaccare i droidi. Erano circondati e senza un piano. M5BZ corse ad aprire i portelloni della nave per scaraventare fuori i droidi insetto. I suoi compagni si magnetizzarono e i nemici furono sbalzati fuori nell'iperspazio, ma lui non riuscì a salvarsi e purtroppo finì fuori dalla nave. Sacrificandosi, permise ai suoi amici di salvare moltissime vite e di concludere la missione anche per lui. In un altro incredibile arco narrativo di Clone Wars, il droide Kirurgu AZ-3 prese parte all'indagine su una delle più grandi cospirazioni di ogni era, conoscendo il clone Fives quando venne portato su Kamino insieme al compagno Tap per sottoporsi ad alcuni controlli. AZ-3, nella speranza di salvare vite, aiutò il clone a scoprire ciò che era accaduto al compagno Tap, apparentemente impazzito al punto da uccidere il generale Jedi Tiplar durante una battaglia.
Esaminandolo, i due scoprirono un tumore in TAP che purtroppo morì dopo la rimozione. Ma quando i Kaminoani seppero del ritrovamento, impedirono ulteriori esami, escludendo gli Jedi dalla faccenda. AZ-3 venne inviato alla riprogrammazione, ma incontrò Fives, a cui comunicò che avrebbero ricondizionato anche lui. Il clone aveva già visto troppo per ignorare che stavano tentando di coprire ogni cosa. Si liberò delle guardie con AZ-3 al suo seguito, che continuò ad aiutarlo a scorgere la verità sul tumore, presente anche in Fives. Il droide riuscì a estrarlo al clone e, compreso che in realtà si trattava di un chip inibitore, notò che quello estratto da TAP era danneggiato, probabile causa dell'atto folle. Esaminarono poi i cloni in fase embrionale, scoprendo che il chip veniva installato in ogni clone. Le truppe inviate dai Kaminoani tentarono di fermarli, ma la Jedi Shakti accolse le prove che avevano raccolto perché venissero portate al cancelliere ed esaminate. Fives avrebbe testimoniato su Coruscant, così lui e AZ-3 si salutarono, soddisfatti di essere riusciti a provare l'accaduto. Purtroppo, come sappiamo, l'idea di portarlo al cancelliere non è stata proprio la più acuta, e i chip hanno svolto il loro lavoro a tempo debito. Passando ora all'era dell'impero, inizierò parlando di AP5, un navigatore e analista militare veterano delle guerre dei cloni, che con la morte del suo padrone e la transizione all'impero venne assegnato alla logistica sui mercantili, soffrendo la mancanza di rispetto degli imperiali. Questo fino al giorno in cui incontrò un astromeccanico ribelle, anche se avrebbe dovuto consegnare il droide, che si era presentato come C-110P, Chopper per gli amici. Si trovarono presto in sintonia, poiché entrambi combatterono nelle guerre dei cloni. Chopper decise di liberarlo dal bullone di costrizione, così che AP potesse scegliere da sé cosa fare e presto scelse di restare al suo fianco, aiutandolo a fuggire dagli imperiali. Dopo essere riusciti ad accedere ai controlli della nave, Chopper si mise in contatto con i suoi compagni ribelli, in viaggio verso un punto d'incontro che AP5 sapeva essere una trappola degli imperiali. AP scelse di fornire le coordinate per un luogo sicuro, ma il capitano del mercantile rintracciò i due droidi e, comprendendo che AP stava collaborando, scelse di distruggerlo. Mentre veniva colpito, AP5 riuscì a trasmettere le coordinate, salvando la flotta ribelle. E dopo che Chopper neutralizzò l'imperiale, si spense assicurando che non si sarebbe mai dimenticato del suo nuovo amico. Fortunatamente, Chopper lo portò ai ribelli e, donando parti nuove che sarebbero spettate a lui, riuscirono a dare nuova vita ad AP5. Il piccolo R3A3 faceva parte della squadriglia ribelle Iron, capitanata da Marth Mattin, e durante l'assalto ribelle alle installazioni imperiali di Lothal, volò a fianco del suo amico, servendo sotto il comando del generale Syndulla. L'attacco purtroppo fu un fallimento, e i caccia ribelli precipitarono sulla città. R3 e Marth furono tra i pochi a sopravvivere allo schianto, ma le truppe imperiali giunsero per il ribelle. R3 fece il possibile per tenerlo al sicuro, finendo per dare la vita difendendo il suo amico. Marth venne poi salvato dal generale Syndulla e dal suo astromecca, e sicuro di fare ciò che R3 avrebbe voluto, il pilota permise ai due di prendere la sua trasmittente per sostituire quella danneggiata di Chopper, allo scopo di mandare una richiesta d'aiuto alla ribellione. R5D4, diversamente dai precedenti, è probabilmente più conosciuto, noto anche come il Rosso, ma ciò che forse non conoscete è la sua importante storia. R5 rimase prigioniero dei Java per 4 lunghissimi anni e, accumulando sabbia e polvere, non gli rimaneva molto da vivere. Andava avanti con la sola speranza di trovare un nuovo padrone. Un giorno, i Java lo prepararono per una vendita e, sicuro che quello sarebbe stato il suo momento, ne fu incredibilmente felice, fino a che un'unità R2 in condizioni migliori venne catturata, rendendo difficile a R5 mantenere l'ottimismo. Si mise a riposare per rimettersi in forma, ma durante la notte si svegliò, poiché quell'astromecca stava tentando di sabotarlo. Si presentò come R2D2 e, scusandosi per ciò che aveva provato a fare, spiegò che purtroppo il destino della galassia dipendeva da lui e che la ribellione aveva bisogno del suo aiuto. R5 però, non potendosi fidare del tutto, doveva pensare a se stesso o presto avrebbe perso la vita. R2 promise che non avrebbe più tentato di sabotarlo e andò via. L'indomani vennero esposti ai clienti e con grande sorpresa da parte di R5 scelsero proprio lui. Entusiasta di aver trovato dei padroni, avrebbe fatto ogni cosa per renderli felici, ma R2 gli ricordò che la galassia sarebbe stata condannata e, reso incerto da un brutto presentimento, R5 si fermò, rispondendo alla sincera e insistente richiesta d'aiuto. Scelse di aiutare R2, poiché capì che era davvero la sua unica speranza. Surriscaldò il suo motivatore, spingendo i due umani a scegliere R2, e tornò al Sandcrawler, triste per il suo destino, ma sollevato dalla gratitudine di R2D2, che non l'avrebbe mai dimenticato. Quando gli Java vennero poi attaccati dagli imperiali, R5 ebbe la conferma che la storia di R2 era vera, e appena possibile fuggì dal Sandcrawler, felice di aver sacrificato la sua possibilità per una causa reale. Avviandosi verso un centro abitato, sperò di trovare un nuovo padrone o unirsi alla ribellione. Come
Come ultima parte del video, arriviamo al periodo storico della Nuova Repubblica, che inizierò a trattare dal droide OMR-1, chiamato spesso Omri, che lavorava per il Primo Ordine. Quando durante una missione venne fatto prigioniero dalla Resistenza, finì per precipitare con tutto l'equipaggio sul pianeta Taul. Insieme a C-3PO e altri droidi, fu uno dei pochi sopravvissuti. Omri rimase con loro come prigioniero, viaggiando con il gruppo alla ricerca di una via di salvezza, e a ogni ostacolo qualcuno tra loro perse la vita permettendo agli altri di proseguire, lasciando infine tra i sopravvissuti solo Omri e C-3PO, che aveva perso il suo braccio. Poco distanti dal dispositivo che avrebbe potuto trasmettere un segnale, iniziò sul pianeta una pioggia acida, costringendo i due a ripararsi. Anche il riparo, però, non sarebbe resistito a lungo a quella pioggia. Così Omri decise di scegliere l'amicizia a fronte della propria fazione, e dopo aver rivelato i segreti del Primo Ordine a C-3PO, si espose alla pioggia per mandare il segnale, sacrificandosi per un droide che i suoi padroni gli avevano imposto di vedere come nemico. Quando Podemeron giunse sul pianeta per recuperare C-3PO, lui portò con sé un braccio da ciò che rimaneva di Omri, scegliendo di installarlo e tenerlo per un po', allo scopo di ricordare il sacrificio dei suoi compagni. Ivy è stata un'astromeccanica al servizio della Resistenza, nella base Sudkar, che ha spesso lavorato alla riparazione di navi e altri mezzi. Il droide BB-8, prima di una missione, le chiese il favore di dare supporto alla pilota della squadriglia nera, Jessica Pava, che da tempo volava senza astromeccanico, poiché molti erano rimasti vittima delle missioni con lei e nessuno degli altri era intenzionato a supportarla. Ivy scelse di aiutarla, poiché sapeva che non era una sua responsabilità e che non avrebbe certamente voluto un simile destino per i suoi droidi. Durante una missione di salvataggio, lei e Jess lottarono insieme contro il Primo Ordine, come parte della Squadriglia Nera, ma rimaste improvvisamente senza copertura, sul caccia danneggiato dallo scontro, vennero bersagliate da un missile. Senza alternative e senza tempo, Ivy si sganciò eroicamente dal caccia, e dicendo a Jess che la colpa non era sua, andò incontro al missile per salvarla. Jess l'avrebbe sempre ricordata per il suo enorme sacrificio, e così anche BB-8. Questi incredibili eroi di cui ho narrato erano 10 droidi che forse non conoscevate. Spero che le loro storie vi abbiano emozionato e mi auguro di avervi fatto ricredere, nel caso in cui prima non foste interessati alle vite dei droidi. Fatemi sapere se conoscevate già alcuni tra questi eroi e chi tra loro è il vostro preferito, a meno che, come me, non siete in grado di preferirne solo uno a fronte degli altri. Augurandomi come sempre di essere riuscito a narrarvi storie interessanti, vi invito ad iscrivervi al canale per nuovi contenuti ogni settimana. A presto e che la forza sia con voi!